Buongiorno, eccomi qui. Primo tentativo di vlog, sto uscendo, cercherò un attimino di vloggare insieme a voi, anche se non so cosa ne verrà fuori, anche perché ho il telefono in mano, quindi verrà tutto un po' mosso, quindi ci proviamo. Io vado verso l'ignoto ed oltre, perché mi vado a fare un giro sotto per comprare qualcosina e magari se ce la faccio vi faccio anche un po' di video. Oggi c'è una bellissima giornata, abbastanza fresco, si sta bene. Scusate, ma sono veramente impacciata perché comunque non è semplice fare una ripresa, non sono assolutamente abituata. E che stavo dicendo, oggi indosso la lingerie, questa è la embellishment, come potete vedere è un colore bellissimo, ho appena lavato i capelli, si vede perché sono liscissimi. E niente, ragazzuole, chiaramente ancora siamo qui di saldi, quindi non vedo l'ora di guardare qualcosina in saldo, magari da Wycon, vediamo. Non penso che andrò in bioprofumeria perché credo che farò un giro da un altro lato e quindi non penso proprio. E niente, ragazze, sono molto contenta dei miei capelli. A proposito, le mie unghiette le avete viste su Snapchat? Sono un po' più lunghe in questo periodo, sto cercando appunto di tenerle un attimino un po' più lunghe in modo tale da, non lo so, da fare una forma un po' più a mandorla. Sono troppo belle. Poi oggi ho questo smalto bellissimo di Wycon. Sto dicendo, farò un giro da un altro lato, quindi in bioprofumeria. Andrò magari un'altra volta perché non lo so, spero che non si sentano rumori molesti perché ho le cuffie, giustamente, perché nel frattempo magari poi ascolterò anche un pochettino di musica. E stavo dicendo, sono molto molto soddisfatta dei miei capelli perché oggi senza dover fare neanche troppo sono riuscita a stirarli. E cioè, li ho asciugati tranquillamente con il phon e poi ho passato la piastra e devo dire che sono venuti molto belli, guardate, sono proprio lisci, lisci, lisci. Vorrei passare anche da Equivalenza per prendermi un profumo, perché quello che avevo io, che era il simil Candy di Prada, praticamente sta finendo e nel frattempo vi faccio vedere il mio outfit di oggi. Sono proprio una zingara. Ma oggi si sta bene, quindi mi posso permettere anche il gilet. Guardate che carino che è. È troppo bello. Poi ho i miei jeans strappati. E sotto, vediamo se riesco. Sì, ho le mie Stan Smith. Molto stilose. Molto stilosa. E vi dicevo che sono contenta dei capelli. Poi in questo periodo, con questo impacco che sto facendo al Cocco e Monoi, mi vengono proprio bellissimi. Quindi sono veramente contenta. Sono in giro. Oggi andrò sicuramente, voglio passare da MAC. Nel frattempo vi faccio vedere le vie della città. Sono nella via Chiaia. Chi è di Napoli e le ragazze di Napoli lo sanno, la conoscono. E niente. Le persone mi guardano un po' stranite perché giustamente dicono ma che cavolo fa? E al ritorno voglio passare da questa profumeria dove vado di solito a comprare, che è qui vicino, dove voglio prendere un po' di roba. Magari vediamo se riesco a prendere qualcosa per l'igiene della persona, insomma skincare e quant'altro, perché sono rimasta senza bagnoschiuma e quindi vorrei prenderlo magari quello della Garnier, vediamo. E sono appena entrata da Superga perché ho visto che c'erano gli sconti, ma chiaramente la Superga che voglio io, che è quella bianca macramè, quella lì insomma un po' con bucherellata, non so se avete presente, praticamente non è in saldo. Cioè la nera sì, la grigia sì, la color verde Tiffany sì, colori veramente improponibili, chiaramente quella non è in saldo. Vabbè, grazie. Grazie dei saldi e grazie di esistere. Vabbè, me lo dovevo un po' anche immaginare perché comunque non è semplice trovare qualcosa in saldo. Entro da MAC.
A dopo. Ecco la nuova collezione, ragazze. Mi dirigo verso Sephora. Sono stata da MAC, chiaramente ho fatto gravi danni perché ho comprato sia un rossetto che il ragazzo mi ha messo qui questo punto luce al centro delle labbra, molto molto bello, con un rossetto che poi alla fine però non mi ha detto qual è. E vado da Sephora adesso, vado a dare un'occhiatina da Sephora veloce e ho preso, quindi stavo dicendo, un rossetto e il paint pot perché il mio l'avevo praticamente finito. Niente, gravi danni come sempre. Adesso entro da Sephora, ragazzi, sono andata da Sephora, ma niente di che, non mi è piaciuto assolutamente niente, per cui non ho preso niente. Ma meglio così, poi tra l'altro sti prezzi sexy, ma quali sexy? Fanno veramente cagare, nel senso che c'erano quattro minchiate precise in offerta e quindi non ho preso assolutamente niente. Eccomi, ragazze, vado verso Wycon, vi faccio una mini ripresa e verso il negozio che vedete sulla vostra destra. Chiaramente se c'è qualcuno qui in via Toledo, Napoli, palesatevi perché così ci vediamo un attimino, no? Soprattutto da Wycon, che potete vedere lì. Sto per avvicinarmi, ragazze, scusatemi se è tutto un po' mosso, ma chiaramente sto facendo questo video, diciamo, amatoriale col cellulare. Per adesso, poi mi organizzerò magari meglio. Nel frattempo eccoci qui, ci vediamo dopo. Io entro da Wycon, saldi 50%, vediamo. Eccomi ragazze, sono appena uscita, sono stata da Wycon, ho comprato un sacco di cosine, poi appena arrivo a casa chiaramente continuo il vlog, vi faccio vedere cosa ho preso. C'era l'amica mia, mi ha fatto pure lo sconto, che bello! E niente, ho visto questi nuovi rossetti duo troppo troppo carini, che praticamente ne ho preso uno, non ho resistito, quelli lì che hanno il doppio bordino, che sembra che fai le ombre lips. Mamma, che bellini che sono! E poi vabbè, ho preso un tonico che era in offerta per la pelle grassa, per le imperfezioni. E poi ho preso un'altra cosina. Vabbè, poi appena arrivo a casa vi faccio, eventualmente vi faccio il video e vi faccio anche vedere. Adesso mi dirigo verso l'ultimo posto che sarebbe appunto la profumeria dove vado a comprare anche le cose per il corpo, insomma, e quant'altro. E vi faccio, se ce la faccio, vi faccio qualche ripresa, perché comunque ho visto che non è semplice fare le riprese dentro i negozi, devi chiedere il permesso, perché nonostante comunque tu poi faccia poi di fatto un po' di pubblicità, perché poi di fatto si fa pubblicità, comunque non sono molto d'accordo sul discorso delle riprese. E mi diceva la ragazza di Wycon, diciamo la direttrice del punto vendita, non so come la volete chiamare. Mi diceva praticamente che ai primi di agosto arriverà lo spray fissante per il make-up. Madonna, bellissimo, non vedo l'ora di prenderlo. Io ho quello della Urban Decay in questo momento, quello anti-lucidità che mi piace tantissimo, però onestamente voglio provare anche quello di Wycon, anche perché mi trovo bene con i prodotti di Wycon. E niente, ragazze, continuo il giro, qui c'è sempre più confusione, però un pochettino il sole se n'è andato, quindi si sta decisamente meglio. E vi riaggiorno dopo nel rientro. E da Wycon mi hanno regalato praticamente nel frattempo riprendo un po' così la strada per farvi vedere un po' quanta gente c'è per strada. Mi hanno regalato una cover praticamente tipo per il cellulare, però io ho il plus, quindi non va bene, però me l'hanno regalata lo stesso. Buono così, perché poi alla fine la vediamo, magari la regalo tipo a qualche mia amica, qualche mia collega. Nel frattempo vi faccio vedere immagini. Sono qui sulla piazza Trieste e Trento, diciamo, a Napoli sarebbe di fronte quasi piazza Plebiscito. E adesso, se non mi arriva addosso nessuno mentre che vloggo, vi faccio pure vedere in parte piazza Plebiscito. Io ora però entrerò su via Chiaia, ma vi faccio vedere in parte, eccola lì in fondo, c'è piazza Plebiscito, ma io adesso vado verso via Chiaia, perché vado verso la profumeria dove devo comprare le ultime cose e poi ritirarmi a casa, anche perché sennò spendo un patrimonio.
Brava Lucia, eccomi ragazze, non so se riesco a riprendere ancora perché praticamente qui la confusione è sempre di più, le persone mi guardano sempre più male, però ormai oggi mi sono buttata con voi, quindi faccio questo vlog ormai, manca poco e arrivo al posto dove devo andare. Praticamente nel frattempo sto anche snapchattando, quindi praticamente mi sto incasinando la vita perché da un lato faccio le riprese con il cellulare per il vlog, dall'altro lato praticamente faccio gli snap, ma poi mando snap a cazzo dei cani, a tutti. Secondo me le mie amiche qui che mi seguono su Snapchat mi odiano, già lo so, perché comunque non si può mandare praticamente snap a caso a tutti quanti e combinare sto gran macello. Comunque, a parte questo, io adesso che vi volevo dire, sono assolutamente soddisfatta. Appena arrivo a casa vi devo fare vedere tutte le cosine che ho comprato. Sempre ripasso dal negozio Superga dove non mi hanno voluto fare lo sconto per le scarpe che mi volevo comprare. Pazienza, vuol dire che non gli darò soldi. Io nel frattempo sono chiaramente sudatissima, non so se si nota, spero di no, perché fa un caldo boia, boia ragazze. Cioè camminando, poi ho questi capelli lisci praticamente, che sono lisci solamente per poco, perché adesso diventeranno veramente uno schifo. E ho anche il fiatone nel frattempo. Meno male che ho messo le mie Stan Smith, fide Stan Smith, perché con loro sto veramente comoda. Nel frattempo il braccio che mi sta cadendo, mi sarei dovuta portare il bastone del selfie, però diventava veramente troppo traumatico, cioè le persone mi vedevano con questo bastone. Sono arrivata, ragazze. Se riesco vi faccio qualche ultima ripresa prima di entrare dentro la profumeria o dentro la profumeria, ma mi sembra veramente alquanto difficile, quindi a dopo, ciao! Eccomi ragazze, sono appena uscita dalla profumeria, mi hanno pure regalato un beauty della Biotherm, qualcosa del genere. Se superavi 19,90 euro, diciamo, di spesa, e io chiaramente li ho superate perché ho preso un mare di roba, e ti davano questo beauty. No, volevo dirvi quest'altra cosa, che praticamente ho preso in questa profumeria dove vado. Non è Idea Bellezza perché da Idea Bellezza non ci vado più. Comunque, in questa profumeria prendo sempre i Magno Schiuma della Dermomet. Ve ne parlo quasi sempre nel video dei prodotti finiti. Praticamente sono quelli grandi che qui costano 1 euro. Quindi, secondo me, il prezzo è veramente molto, molto buono. E nulla, ne ho presi due. Non ho resistito perché c'erano delle fragranze che non conoscevo. E uno Argan e Melograno, credo. E l'altro invece non mi sta venendo in mente, ma quando arrivo a casa vi faccio un video, cioè vi continuo il vlog per farvelo vedere, per farveli vedere. Nel frattempo vi guardo intorno perché guardo tutto quello che c'è intorno e stavo pensando che voglio passare un attimino da Equivalenza. Passo da Equivalenza e poi basta e poi torno a casa. E chiaramente poi vi aggiorno per la strada, quindi a dopo, ciao! Ragazze, eccomi, sono andata da Equivalenza, mi sono presa un'acqua per il corpo che era scontata al pompelmo, buonissima. E poi ho preso il su consiglio della Dolce Carmen, ciao tesoro, un grosso bacio. Ho preso il Simil Dolce di D&G, di Dolce Gabbana. E adesso sono morta, ho sta busta qui pesantissima, tutto lo zaino pieno perché ho comprato un mare di roba. Vado verso casa perché adesso basta. Ho comprato abbastanza e mi sono divertita un mondo insieme a voi oggi, tra snap e riprese. Oggi lo monto questo vlog. Scusate. Mi fermo un attimo perché sto morendo, quindi stavo dicendo, monto il vlog e ve lo metto online se ce la faccio presto. Vi faccio vedere anche cosa ho acquistato. Eccomi, vado verso casa, adesso è l'orario di mangiare, infatti sto morendo di fame. E tra l'altro devo pensare pure a cosa devo preparare nel frattempo. Mio marito mi aspetta a casa, oggi ero sola qui a fare il giro e niente, una giornata carinissima. Ah, da Wacom ho preso pure la BB Cream che sono curiosissima di provare non appena finisco quella di Puro Bio,
ormai veramente manca poco, ed è quella che indosso tra l'altro oggi. Madonna mia, ragazzi, col fiatone. E proverò quella lì di Wycon. È curiosissima di provarla, come anche curiosissima di provare i nuovi rossettini della nuova collezione, diciamo, che frattempo attraverso la strada, che comunque sembrano anche molto molto carini. Questo video verrà mossissimo, perché anche se cerco di tenere la mano ferma, cerco anche di non inquadrare le persone che comunque se no vengono nel video, verrà mosso. E niente ragazze, io sono felicissima di avervi, spero, tenuto compagnia, perché insomma questa è una novità. Di solito io non faccio i videovlog, ma me l'avete chiesto tutte, tutte. Non potevo non farlo. Cioè, dovevo farvelo per forza perché me l'avete chiesto e quindi abbiamo fatto questo esperimento. E la ragazza di Equivalenza era troppo carina, simpaticissima. E adesso però stacco perché ho le mani occupate e devo prendere le chiavi per aprire casa. Quindi entro e a dopo. Ciao, vado verso casa, sono dentro il portone di casa. E vado verso casa, così adesso vi faccio anche vedere quello che ho preso. Quindi mi accingo ad andare verso casa, ad entrare. E ci sono i cagnolini carini che appena arrivo mi assaltano. Aiuto! Aiuto! Ciao! Eccomi ragazze, sono rientrata a casa, sono chiaramente in un bagno di sudore perché ho preso un caldo tremendo fuori e vi volevo fare vedere le cosine che ho comprato al volo veloce veloce, perché poi se ce la faccio vi faccio comunque un video haul con più calma, ma non lo so se ci riesco. Vabbè, non guardate le mie condizioni perché praticamente è proprio caldo a tempesta, e quindi vi faccio vedere adesso cosa ho acquistato, visto che mi avete accompagnato tutto il giorno e quindi io penso che siete anche curiose. Allora, partiamo da Wycon. Vediamo se riesco a farvi vedere. Allora, da Wycon mi hanno regalato questa cover per il 5, credo, per l'iPhone 5, ma in realtà io ho il Plus, quindi non me ne faccio niente, ma me l'hanno comunque regalata. E ho preso il rossettino, il nuovo rossettino di Wycon, quello lì. Praticamente questi qua sono quelli double infinity si chiamano, servono per fare appunto le ombre lips, poi nel particolare lo vedrete quando farò un video. Poi ho preso questo tonico rinfrescante, rigenerante, anti-imperfezioni che era in offerta, che sono curiosissima di provare. Poi ho preso la BB Cream All in One, questa qui è la 2 se non sbaglio, sì la 2. L'ho provata lì in negozio e mi è sembrata veramente adatta per l'estate. E poi ho preso questo Baked Blush che l'avete visto prima nelle riprese sulla mano, sul dorso della mano, che era bellissimo, mi piaceva troppo e basta. Quindi da Wycon ho preso questo. Poi sono stata in questa profumeria, questa qui, Ethos, e ho comprato un po' di cosine, tra cui vabbè, i soliti dischetti struccanti della The Make Up. Mi hanno regalato, come vi dicevo, questa pochette della Biotherm che era in offerta con 19 euro, no, con 15 euro di spesa. E poi vabbè, ho preso il colore perché sapete che io ormai la tinta me la faccio da me a casa, e ho preso questo qui che è il castano naturale della Bel Color, che anche questo era in offerta. Ragazzi, non chiedetemi i prezzi perché mi viene scomodo in questo momento. Questo deodorante Go Fresh della Dove al Pomegranate, che è quello che mi vedete sempre nei prodotti finiti, vabbè. Poi, diciamo, dentifricio, niente di importante, Intima Roberts, e vabbè, anche quello. Poi ci sono diversi campioncini, ma soprattutto ho preso una pinzetta per le sopracciglia nuove di Deborah, che era in offerta a 10 euro, e la cosa più importante che mi ero scordata di comprare, il temperino, quello lì che è da un lato più grande e da un lato più piccolo, che finalmente mi sono ricomprata così tutto quello di Kiko che è vecchissimo. E poi ho preso questi due bagno doccia della Dermomed, uno al Lilium e Dragon Fruit e l'altro è Aloe e Melograno, che sono costati solo 1 euro. E poi ragazze, sono andata da Equivalenza. Da Equivalenza ho comprato
C'erano in offerta le body mist, che sono praticamente le simil Victoria's Secrets. Ho preso questa qui al pompelmo, buonissima, freschissima. Voi sapete che io le utilizzo tantissimo. E poi finalmente lei, cioè lui più che altro, di Dolce Gabbana, sarebbe Dolce di Dolce Gabbana. Ho preso quella piccolina da 9,90 € perché così posso cambiare più rapidamente, se no poi mi dura troppo, e quindi ho preso questa. Ma non abbiamo finito qui perché c'è l'ultima cosa, ve la faccio vedere. E poi sono chiaramente andata da MAC, vi faccio vedere cosa ho acquistato, due cosine carinissime, che sono questo qui, ossia il paint pot di MAC Living Low, che poi vi farò vedere più nel particolare quando poi vi farò un video, perché chiaramente poi vi faccio un video in particolare. Ma la cosa più carina è lui. Sì, lo so, non ce l'ho fatta. Ho preso finalmente un rossetto Frost, quindi un metallico. E in particolare, vediamo se ve lo riesco a far vedere. Sì, mi ricordavo bene. Ho preso il Viva Glam 4, ragazzi, è bellissimo. Poi chiaramente ve lo swatcho in qualche video, quindi stay tuned perché vi farò anche qualche make-up tutorial. C'erano tantissimi in realtà, però questo veramente mi è sembrato il più bello di tutti. Quindi l'ho preso e ve lo farò vedere. E quindi insomma vi ho fatto vedere le cosine che ho comprato, spero che comunque questa giornata insieme vi sia piaciuta perché è un esperimento, è chiaro, non avevo mai fatto dei videoblog, quindi è la prima volta che mi cimento nel fare i videoblog. Io mi sono divertita un mondo insieme a voi, adesso ho preso il mio bastone del selfie perché praticamente ho il braccio rotto perché tutta la mattinata a tenere l'iPhone, tra l'altro il Plus, quindi è abbastanza pesante. E niente ragazze, io adesso mi vado a cambiare perché è arrivato anche il momento di mangiare, perché vedo da qui che è l'una meno un quarto, quindi sto morendo di fame. E il trucco devo dire che è meno male, a parte questa imperfezione che mi vedete già da giorni anche su Snapchat, che non ci posso fare niente, che ho, però anche la tinta, la lingerie di NYX si è comportata veramente benissimo, quindi sono molto molto contenta. Lasciatemi giù un commentino e ditemi se vi è piaciuta questa esperienza insieme, se volete comunque vedere altri videovlog, io ne sarei veramente ben lieta. Spero, dico spero di potervi fare anche un video haul, se trovo il tempo. In ogni caso tutti questi prodottini che vi ho fatto vedere avrete modo chiaramente di vederli con calma con i miei all'opera con i miei makeup tutorial. E niente, ragazze, io adesso vi mando un grossissimo bacio. Non so se ci sarà un seguito, ma se non ci dovesse essere, mi raccomando, io vi faccio passare sempre sullo schermo i miei social. Ormai sono Cravis Girl dappertutto, quindi Instagram, Facebook e Snapchat. E laddove anche oggi le ragazze si sono divertite insieme a me, infatti mi hanno ogni tanto mandato, e le bacio tutte, si sono divertite a mandarmi snap mentre stavo fuori, perché nel frattempo interagivo con voi anche con gli Snapchat. È stata un'esperienza veramente troppo 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 carina. E quindi grazie ragazze, scusate se vi ho mandato ogni tanto degli snap che non c'entravano niente, che dovevo mettere sulla mia storia, ma partivano verso di loro come chat private praticamente, perché ancora Snapchat per me è un mondo nuovo che sto cercando comunque in qualche modo di scoprire sempre di più. E niente, mi raccomando, stay tuned e ci vediamo al prossimo video. Ciao!